Sono Luca Lezzi Cigliuti, buongiorno, sono torinese, residente a Neto da 13 anni e sono qua in veste di scrittore ma anche come realizzo opere al pirografo, c'è una mia piccola esposizione fotografica qua al piano terra e sono totalmente autodidatto, ho iniziato nel 1994 quando avevo 22 anni e non avevo mai disegnato niente prima e un giorno mi sono ricordato che avevo questo pirografo. Un pirografo, non so se sapete tutti, ma è un metodo di disegno sul legno attraverso la bruciatura. Quindi praticamente si non si usa colore, ma si brucia il legno per realizzare appunto delle immagini, eccetera. Ho iniziato così, poi insieme a un amico che lui si era molto bravo nel disegno, abbiamo unito le forze, lo disegnavo e io pirografavo, abbiamo avuto un grosso successo. Subito all'inizio e quindi io poi sono partito per conto mio e adesso sono appunto quasi 30 anni che lavoro e realizzo queste opere. Faccio sia quadri, ritratti e lavoro oggettistica, per esempio coltelli, spazzole, eccetera. Ho spaziato da, chiaramente quello che realizzo va a seconda di quelli che mi interessano, di quelli che mi scaldano di più. Ho lavorato molto su soggetti dell'India e d'America. Tutta la parte del mondo celtico e degli intrecci che sono sia appunto il mondo celtico, il mondo germanico e anche nostri piemontesi, perché c'è tanta roba qua nostra, qua da noi. E poi adesso sto lavorando anche sui temi giapponesi, che è un'altra grande passione. Tra l'altro, uno dei miei quadri, di una divinità giapponese, oggi è esposto in un tempio in Giappone a Yoshino. Di montagna, dove sono stato diverse volte nella sala di accoglienza una grande onore che altro. E quindi voilà. E la mia idea, sempre compatibilmente con il tempo, perché purtroppo è sempre quello che è, sarebbe quello di realizzare delle foto, dei lavori a partire da mie foto, come ho fatto per esempio la viaggio in Patagonia, la viaggio in Giappone. Ritrarre i volti di persone che hanno uno spirito. Quindi ho fatto delle belle foto e adesso sto solo aspettando il tempo di riuscire a realizzare una mostra, che spero che un altro riuscirò a fare.